Ai box presso Cerda da giorni si vive la vita intensa e febbrile di tutte le vicine. La marca da battere è la Porsche, detentrice del titolo mondiale 69-70. Le sue macchine sono le 908 3 con motore 3000 che hanno vinto le ultime edizioni della gara. Sono così leggere che le chiamano le biciclette della targa. Al volante, piloti di quattro nazionalità, tutti campioni e vincitori dei titoli mondiali prototipi degli anni passati. Rodriguez, Siffert, Redman, Elfert. L'Alfa Romeo, che ha già vinto la targa 8 volte, è presente con 3 vetture ufficiali. Sono le famose 8 cilindri 33 da 3000 cm cubi. Nate nel 1967 come 2000, sono diventate 3000 nel 1969. Hanno già vinto nella stagione 71 una prova mondiale, la 1000 km di Brands Hatch in Inghilterra. I prototipi sono veri laboratori viaggianti ad alta velocità ed il percorso della targa sembra fatto apposta per i collaudi più esasperati delle macchine d'avanguardia. I cambi, le sospensioni, notate l'altezza della vettura, i pneumatici, i freni sono sottoposti ai collaudi più esasperati. Dal motore della 33 è direttamente derivato quello della Montreal, la prestigiosa Gran Turismo della marca milanese. Una volta di più si è dimostrato come si possono ricavare dalle corse di velocità esperienze utili alle vetture di serie, con particolare riguardo alla resistenza, alle prestazioni e alla sicurezza. Internazionale anche la squadra pilota dell'Alfa Romeo, ma con due italiani in posizione di capofila. Andrea De Adamic, veterano dell'Alfa, ed io. Sono Nino Vaccarella, ho 37 anni. È la 11ª volta che partecipo alla Targa Florio. La prima volta che la vinsi è stata nel 1965 con la Ferrari 3003, in coppia con Lorenzo Bandini. È stata una delle vittorie più belle e indimenticabili della mia carriera. L'anno scorso ho corso ancora col Ferrari 3512, classificandomi al terzo posto. Le prove ufficiali sono state molto eloquenti e ho fatto il tempo migliore. Spero senz'altro oggi di poter portare l'Alfa Romeo vittorioso al traguardo e di battere lo strapotere delle Porsche che ormai da 5 anni dominano incontrastati. Ai box ci sono anche i direttori tecnici ed i progettisti. Per l'Alfa Romeo, gli ingegneri Satta e Chiti, quest'ultimo direttore dell'Autodelta. Per la Porsche, l'ingegnere Pieck, nipote del fondatore della marca e direttore tecnico del reparto corse. È una sfida al massimo livello. Ecco il giorno più lungo. Parto per primo con la numero 5. Corro in coppia con Ezemaz. La 33 di De Adamic va all'Ennep. Terza ancora l'Alfa di Stommelen e Kinnunen. La Porsche di Elfort la Russe. E quella di Rodriguez e Müller. La 33 di Todaro Codones. Di nuovo una Porsche. E la numero 7 di Siffert Redman. Dopo di noi altre 67 vetture. Ecco le prime immagini sul percorso. La postazione è al 21esimo chilometro, poco prima del bivio di Sclafani.